Tuesday Tapes. Eccoci qua, bentornati in quel momento della settimana in cui vi ritagliate un'ora di tempo tra i mille impegni che immagino abbiate, come tutti noi abbiamo, per ascoltare The Tuesday Tapes, ovvero un'ora settimanale di musica profondamente sbagliata. Ci trovate su Spotify, ci trovate su tutte le piattaforme che distribuiscono i podcast e ci trovate anche il martedì alle 19 nell'anteprima trasmessa da casa Bertallò. Io sono Fabio De Luca, ci trovate anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama The Tuesday Tapes e quest'oggi il programma inizia. Lo sto dicendo come fosse una cosa un po' da altri tempi, ma un po' lo è, perché in effetti la band che stiamo per ascoltare, che si chiamano Life, scritto tutto a lettere maiuscole, arrivano da Hull, quel paesello a centro-est dell'Inghilterra che fu un po' famoso nel mondo della musica ormai 30 anni abbondanti fa, quando fu citato dagli House Martins nel titolo del loro primo album. Da Hull appunto arrivano questi Life, che ricordano vagamente molte cose che uscivano in Inghilterra nei primi anni 90, per esempio Carter, The Unstoppable Sex Machine, queste band un po' sgarruppate che avevano un suono che arrivava dal rock con le chitarre, ma adottava anche dell'elettronica in maniera un po' minimale, un po' brutale anche. È uscito da qualche mese ormai, dallo scorso settembre, il secondo album di questi Live, si chiama A Picture of Good Health. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Excites Me. Ascoltando The Tuesday Tapes. We'll be right back.
Il classico caso di una band che suona esattamente come fosse stata registrata su una cassetta del 1983 è invece una band di oggi, una band di nostri contemporanei. Si chiamano The Ambassade, sono un trio minimal wave che arriva da Amsterdam e a giudicare dalle foto non sembrano neanche così vecchi, neanche così ottuagenari, sembrano abbastanza più sui 35 anni, diciamo, per cui gente che non ha vissuto i fantastici anni 80 ma li ricrea in vitro in maniera molto attendibile, molto competente, che si chiama Duis Kamers, il loro primo album e anche il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato dai The Ambassade. Un personaggio invece che ogni tanto ritorna qui a The Tuesday Tapes si chiama Bullion, produttore di Londra il cui vero nome è Nathan Jenkins. Lui ha già un po' di album all'attivo, ogni volta che lo citiamo menzioniamo sempre anche il suo primo album che usciva nel lontano 2007 ed era un remake elettronico di Pet Sounds di Beach Boys. Questo nuovo pezzo invece arriva da una raccolta che è uscita poco prima di Natale che si chiama Ghostly Swim volume 3 ed è il periodico punto che fa l'etichetta Ghostly International di Ann Arbor, una delle più longeve anche etichette di elettronica americane, famosa per il logo che è un fantasmino un po' tipo quello di Pac-Man. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Rhino, lui è Bullion. You're listening to The Tuesday Tapes. Red.
cantautrice dublinese di cui non si sa nulla se non che è molto brava e che ha un nome un po' difficile da pronunciare. Si chiama infatti Aoife Nessa Frances. Land of No Junction è il titolo del suo primo album, che è appena uscito, proprio venerdì scorso. E Geranium invece è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato. Pezzo molto bello, oltre che per la voce di lei, anche per questa batteriola elettronica sfigata sotto la sua voce, che appunto faceva un po' una specie di cortocircuito tra cose molto vecchie e cose senza tempo. Invece il prossimo personaggio di cui vorrei parlarvi è un jazzista palermitano che nella sua ormai 35ennale carriera ha collaborato e suonato con personaggi giganteschi come Steve Lacy, Lindsay Cooper, Fred Frith, Jim O'Rourke. Lui si chiama Gianni Gebbia e diciamo è famoso per un suono che, banalizzando un po', potremmo chiamare etno jazz, ma nel suo modo di approcciare la musica, nel suo modo di usare gli strumenti, c'è molto di più e c'è anche una strana tangenziale vicinanza con suoni e mondi che sono molto lontani dal jazz, molto vicini invece alle cose che suoniamo abitualmente qui a Tuesday Tapes. Per esempio, il suo primo album, che si chiamava come lui Gianni Gebbia e usciva nel marzo dell'87, è un disco che è rimasto fuori catalogo per tantissimi anni, lo si trovava infatti a prezzi abbastanza elevati su Discogs, è stato appena ristampato da un'etichetta londinese che si chiama Utopia Records. Ho scelto un pezzo da questo album che è veramente incredibile. Se provate ad ascoltare questo pezzo provando, diciamo, a escludere il sax alto di Gebbia, che è il suo strumento, se lo sentite senza quello, potrebbe essere un pezzo di Juan Atkins o un qualunque pezzo, diciamo, della migliore prima techno di Detroit. Gli arpeggi che sentite sotto, appunto, il sax alto di Gebbia sono esattamente quelli che qualche anno dopo, o in quegli stessi anni, ma ancora non lo sapevamo, qua in Europa, stavano creando, appunto, i maestri della techno di Detroit. Il pezzo si chiama Vedersi passare le cose attorno, lui è Gianni Gebbia.
Tuesday Tapes. Thank you.
un album uscito tra lo scorso Natale e lo scorso Capodanno, un momento perfetto per essere sicuri di non finire nelle classifiche dei migliori dischi dell'anno. I due simpatici snob che l'hanno fatto sono un DJ francese che vive a Barcellona, si chiama Golden Bug, e un duo londinese che si chiama Infields. Si chiama Vibration Métallique, questo loro primo album insieme. La voce invece era quella di Phoebe Coco e il pezzo che avevamo sentito era intitolato Ground. Golden Bugs Infields. Da Londra invece arriva un DJ con la barbetta, non c'è altra diciamo cosa notevole su di lui se non che un DJ con la barbetta. Si chiama Desert Sound Colony, è uscito da qualche settimana il suo credo quindicesimo, ho fatto un po' due conti, sembrerebbe il quindicesimo singolo. Si chiama Can Can Wingspan l'EP da cui è tratto, e il pezzo invece è Mox Diamond, lui è Desert Sound Colony. Ascoltare The Tuesday Tapes anche sul tuo voice assistant, lancia l'invocation Alexa, apri The Tuesday Tapes, oppure ok Google, parla con The Tuesday Tapes.
una band che all'epoca della sua uscita fu liquidata come una versione oscura dei B-52s, allora si chiamavano Pylon, ad aggravare per così dire la similitudine con i B-52s stava al fatto che anche loro come i B-52s arrivavano da Athens, Georgia, città che poi di lì a pochi anni sarebbe diventata unicamente la città dei Ram e di nessun'altra band praticamente. Questo era estratto da Gyrate, che era il primo album dei Pylon, band di Pylon che fu poi ritirata fuori molti anni dopo grazie a una serie di ristampe curate dalla DFA, l'etichetta degli SD Sound System. Sicuramente il tipo di approccio alla musica dei Pylon era molto simile, molto diciamo coerente con la visione della musica di James Murphy. Questa è una pozza chiamata Cool. Invece un'altra band dello stesso periodo storico, cioè diciamo del post-punk, in questo caso post-punk inglese però, una band di cui mi lamento spesso che con tutti i revival che vengono fatti non è mai stata veramente ripresa in considerazione o perlomeno copiata da band di oggi, se non in maniera diciamo molto laterale, molto occidentale. Parlo degli XTC di Andy Partridge e Colin Moulding, band effettivamente un po' complessa, dalla storia anche molto articolata, nel senso che hanno coperto molti anni di storia, sono ancora in attività alcuni di loro ancora al giorno d'oggi, e anche nell'arco della loro vita artistica hanno attraversato stili abbastanza differenti. E c'è finalmente una band, peraltro una band che già sette album all'attivo, che nel suo nuovo disco che è appena uscito, si chiamano Field Music, hanno proprio fatto un disco che incredibilmente sembra proprio una sorta di omaggio o di clone o di spoof degli XTC di Andy Partridge e Colin Moulding. Si chiama Making a New World, questo ottavo album di Field Music, band che arriva da Sunderland, band fondata dai due fratelli David e Peter Bruce, già componenti un sacco di anni fa di una band chiamata Future Red. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Money is a Memory, loro sono Field Music. Oh,
You're listening to the Tuesday Tapes.
un duo di Vancouver che suona come se gli Chic fossero stati un gruppo post-punk inglese. Loro si chiamano Pender Street Steppers, hanno già diversi singoli e un album all'attivo. Soprattutto i due, diciamo, intestatari del progetto Pender Street Steppers, ovvero Jack Judson e Liam Butler, gestiscono anche un'etichetta che è una delle più interessanti etichette inglesi per questo suono che sta un po' a metà tra disco, new wave ed elettronica. Si chiama Mod Hat, e su Mod Hat appunto esce anche questo nuovo singolo di Pender Street Steppers. Su etichetta Wrong Era, che è una sub-label berlinese della italiana Slow Motion, esce invece questo EP di un progetto chiamato Marching Machines. Loro sono due tizi che arrivano dal Belgio, si chiamano Dimitri Andreas e Spaced, si chiama Lonson l'EP che hanno appena pubblicato. La versione che noi ascoltiamo del pezzo è però quella remixata dal nostro amico Fabrizio Mammarella. We'll be right back.
Tuesday Tapes. Ist nicht so schaurig, wäre entsetzlich traurig, wenn man würde lachen ohne End. Ich möchte einen sehen, der dann nicht lachen kann, sobald es in der Hose weint. Ja, ja, Jackie, da, das ist nicht einfach zu berichten, wo und wie jedoch geschehen ist es letztes Jahr. Und wenn ich heute noch am Leben wäre, ich könnte zeigen, wie es wirklich war. Und zwar, wir steigen ein, die erste Klasse sitzt bereits, und wenn wir beide Sonnenkampf verzieht. Eine Dame oben, der Herr kennt mich gleich, sie meint, rapped to the beat. Sofort überprüfe ich nüchtern, kann ich Kurve und schüchtern, ob der Nageljacke farblich passt. Wäre mir bewusst, wie es nun weitergeht, ich hätte andere Pläne wohl gefasst, aber auch nicht. Auf der Retour, wo ist mein Täuschchen nur? Was ihm der Steward sagt, erfreut ihn nicht. Doch er vermeidet Stress, daher die Stewardess seine starke Hand ergreift und spricht. Ich sehe ganz genau, noch ist der Himmel blau, wer weiß, wie lange dieser Segen hält. Den Schaden hat nur der, der ohne Fallschirm da 1000 Meter in die Tiefe fällt, ja. Auf der Retour, wo ist mein Fallschirm nur? Banale associazione fonetica con il duo belga che ascoltavamo prima, ovvero i Marching Machines, mi ha fatto tornare in mente questo vecchio 7 pollici titolato Machine Brand, 7 pollici che mi permette però di ricordare e rievocare una leggendaria popstar austriaca morta per un incidente stradale nel 1998. Lui si chiamava Falco, lo conoscete sicuramente anche se siete molto giovani, per la sua mega hit dell'81 che si chiamava Der Kommissar. Per molti di noi che eravamo praticamente bambini in quegli anni, Der Kommissar fu praticamente il primo pezzo rap mai sentito in vita nostra, e la cosa incredibile è che era un rap in tedesco fatto appunto da una pop star austriaca. Questo era appunto il seguito di Der Kommissar, usciva circa un anno dopo, si chiamava appunto Machine Brand. Questo, come Der Kommissar, sarebbero stati poi inclusi nel primo album di Falco, che si chiamava Eins Halft, che sarebbe uscito poi nell'estate del 1983. Questo bel ricordo, un po' di infanzia mia, un po' diciamo di un'epoca in cui il rap era molto più semplice, molto più ingenuo di oggi, ci ha portati tranquilli tranquilli alla fine di questa puntata di The Tuesday Tapes. L'appuntamento è come sempre per martedì prossimo alle 19 su Casa Bertolò per l'anteprima, quando volete invece poi dalle 19 in poi su tutte le piattaforme di streaming che ci ospitano, per esempio Spotify, e naturalmente su tutte le piattaforme anche di podcast. Ci trovate anche su Facebook alla pagina The Tuesday Tapes, e ci salutiamo con un disco un po' particolare, intanto perché non è un singolo disco ma è un ciclo di volumi, di cui è appena uscito il quinto proprio in questi giorni, e poi perché il collettivo da cui nasce questo progetto ruota attorno al nucleo storico del Mafia di Reggio Emilia, uno storico locale di musica alternativa italiana che probabilmente tutti voi, anche se troppo giovani di nuovo, avete sicuramente sentito parlare. Non a caso infatti il perno musicale di tutto è DJ Rock, si chiama Obsolete Capitalism il progetto, Chaos Variation il titolo invece dei vari volumi appunto che stanno uscendo dallo scorso giugno ad oggi. Quello appena uscito vede la voce Mark Stewart, quello dei Mafia. Qualche mese fa, a ottobre, è uscito uno in cui c'era invece come ospite Howie B, ma noi recuperiamo invece il volume uscito lo scorso giugno, quello in cui alla voce c'era la nostra amica Nicoletta Magalotti, a.k.a. Nico Note. Il pezzo si chiama Astral Requiem, loro sono Obsolete Capitalism. Una buona settimana a tutti quanti voi. Drive me crazy.
Sun on the Ganges. It's amazing.